Ciao belli, come butta belli? Questo è Electric Brrr, e siamo qui per parlare insieme, uniti, di alcol, droga, sesso e tette grandi. Non è vero, ma ora che ho catturato la vostra attenzione con queste parole magiche, lanciamo la sigla. Bene belli, belli, vi ricordo che state su Electric Brrr. Mi raccomando, iscrivetevi se non lo avete fatto, questo canale magico che fa vedere cose magiche, solo cose magiche, magia oscura, bianca, verde, gialla, rossa, quello che è. Comunque sia, abbiamo fatto un altro bel cartone animato per Charlie Moon. Vi ricordate, spero, di quel pupetto, di quel Jawi che usciva e che ogni tanto esce ancora nei suoi video, per ricordarti di lasciare un bel mi piace che facciamo apparire qui adesso. Dai Jawi, vieni fuori, così almeno ricordi anche a loro di mostrare un bel po' di amore al pulsante qui sotto forma di pollice in su. E facciamo uscire anche quello che dice di iscriversi. Jawi, vieni fuori, così ricordi loro che si devono iscrivere. Grazie mille Jawi, molto molto, sei molto di aiuto, dopotutto ti ho creato io. Cioè, l'ho creato almeno questa animazione, non il personaggio Jawi, che appartiene appunto a Charlie, il pupo, il personaggio, il lupetto Jawi. Ma ne abbiamo fatto un terzo che serve per ricordare i social, no, di Charlie Moon, in modo che nel suo canale, quando appare questo Jawi, ricorda ai loro... Oh bene, qui stanno facendo i lavori proprio ora, si sentono? Ok, hanno smesso. No, eccoli. Erano giorni che non facevano sti lavori, proprio oggi nel momento in cui dovevo attaccare a registrare hanno deciso di trapanare su questo muro qui di fianco a me. Porca zozza! Porca di quella zozza! Comunque, no, ma prego, continuate, non vi si sente affatto. Questo Jawi quindi serve per ricordare ai fans di Charlie Moon, a chi vedrà i video di Charlie Moon, di seguirla anche sui altri social, in particolare Instagram e Telegram, che sono quelli che mi ha detto che lei utilizza appunto di più. Quindi ho pensato di fare questo Jawi, che questa volta, tanto per variare un po' la faccenda, no? Perché è sempre entrato con chalance e fatto vedere quello che doveva far vedere, questa volta volevo, anche per esercitarmi un po', fargli fare un po' di mosse, un po' più, no? Rendere più interessante l'animazione. Quindi ho detto, facciamo questo Jawi che entra, simpatico, tira fuori il telecomandino con il quale verrà fuori lo schermino, la lavagna su cui saranno scritti i social, fa una bella piroetta e appena finito la piroetta, fa wop, pam, schiaccia il pulsantino del telecomandino. Quella è l'idea, almeno. Adesso mi direte voi se è venuto bene. Chi mi segue su Telegram già avrà visto gli schizzi e l'animazione, mandavo le prove per far vedere se stesse venendo bene o meno, se piaceva o meno. Già che ci sono, posso far vedere anche quei video. Sono gli stessi video con cui ho aggiornato Charlie nel making of di questa cosa. Making of di, che non va bene detto così, ma vabbè. Dunque, qui deve entrare un piccolo Jawi. Poi deve tirare fuori un telecomando, fare una piroetta, anche un po' di più, e schiacciare il pulsante. Carino, vero? Io utilizzo determinate tecniche per l'animazione, forse ci dovrei fare un tutorial, però non so quanti di voi si dilettano nell'animazione o vogliono dilettarsi nell'animazione, perché ci sono delle tecniche precise per quanto riguarda saltare da un frame a un altro. Io in genere dico, questa è la posizione iniziale e questa è la posizione finale, fai finta che devi dare un cazzotto. Quindi intanto disegno questi due frame, la posizione iniziale e la posizione finale. E poi faccio i mid frame, che sono quelli intermezzi, no? Quindi già ho due frame, uno, due, adesso devo fare quelli in mezzo che mi generano il movimento. Quindi poi farò uno a metà precisamente così e poi uno tra la metà della metà. È complicato, non è una roba facile animare, eh? Pare una cavolata quando prendi due post-it lì e fai i cartoncini scemi, no? Perché anch'io lo facevo piccolo. Tutti i miei amici alle medie, alle superiori, avevano un diario pieno di animazioni mie. C'erano i pupetti, i stickman, che si picchiavano, che facevano uscire sangue e tutto. Usavo la penna rossa per il sangue. E che tiravano fuori le spade, si tagliavano, si ammazzavano. Ogni diario della mia classe c'aveva una storia, un'animazione del peo, insomma, del vostro caro peo di quartiere. Tu basta che prendevi un diario di uno a caso, facevi scorrere le pagine e vedevi che anche lì c'era sicuramente un cartone. E quindi non sia mai che un giorno divento qualcuno, questi potrebbero anche vendere quel diario e dire, oh, l'ha fatto Electric, brrr, chissà, magari verrà qualcosa, non lo so, io non lo so proprio. Però ecco, potreste farlo sul diario dei mates fatto da Electric, brrr,
che trovate sempre il video nel canale, basta che cercate dentro il canale Diario Mez e trovate anche quel. Insomma, non sono uno che non si dà da fare, no? Anzi, sono uno che al contrario si dà molto da fare e cerca di disegnare il più possibile e beccarsi più lavori di disegno possibile, visto che ormai è diventato il mio lavoro da quest'anno proprio, dall'inizio del 2017, e speriamo che lo sia per sempre, perché è bello disegnare tutto. E a proposito di disegni, abbiamo portato un sacco di Tre Anime Un Disegno ultimamente, e per chi non lo sapesse e fosse nuovo, Tre Anime Un Disegno non è altro che si prendono tre soggetti di tre anime differenti e si mischiano insieme. Si prende la faccia di uno, il corpo di un altro, il vestito di uno e così via, e viene fuori questo personaggio ambiguo, strano, che devo dire, oltre al fatto che piace molto, a me mi diverte parecchio, proprio perché non so mai che razza di cosa verrà fuori. E allora vi volevo proporre, proprio chi magari può essere interessato o meno, ma se facciamo, iniziamo a fare i tre videogiochi un disegno, già ho un altro tre anime un disegno programmato da fare, che già ho i personaggi sempre suggeriti da voi, che mi è piaciuto questo miscuglio, allora ho detto devo fare questo. Però dopo questo, quindi dopo il prossimo tre anime un disegno, se passiamo ai tre videogiochi un disegno, chi scegliereste? Tre videogiochi un disegno, si potrebbe partire con i classici tipo Metal Gear e quindi prendere Snake, tre protagonisti principali di tre giochi che spaccano, capito? Qualcosa che ultimamente nei tre anime un disegno troviamo sempre un filo conduttore, no? Tipo l'ultima volta abbiamo fatto il fuoco e allora abbiamo mischiato Natsu, Ace di One Piece e Bakugo, che sì, c'ha le esplosioni, però sempre roba caliente, è sempre roba infernale, fuoco, le esplosioni generano fuoco, vabbè, comunque sì, questo era il succo. Abbiamo preso un filo conduttore, abbiamo fatto la Beast Edition, quindi solo bestie, abbiamo preso Chopper, che alla fine è un essere bestia, un animale, cioè una renna, diciamo che, vabbè, l'unico che c'entrava poco in quel miscuglio forse era proprio Eren da gigante, però un titano alla fine è pur sempre un essere bestiale, no? Sempre una bestia di Satana in qualche modo. Poi che altro avevamo mischiato? Non mi ricordo più. Chopper, perché Chopper avevamo preso proprio la versione quando è gigante, proprio in modalità bestia. Infatti ho preso proprio tutto quel pelo suo. Attacco dei giganti e Kurama. Kurama, avevamo preso la forza portante di Naruto. Il cercoterio, cerchiotterio, vabbè. Parole complicate di sti anime, oh, che sì, amo e tutto, però ne consumo così tanto di anime, intrattenimento in generale, che perdonatemi se non mi ricordo le parole, tipo Kagune? Le Kagune di Tokyo Ghoul. Quindi se facessimo tre videogiochi e un disegno, voi cosa proporreste? Cosa vorreste vedere? Poi stavo anche pensando, adesso questa è un'altra cosa che proprio non c'entra niente, ma si fa per parlare, visto che tutto questo video che voi state vedendo alle mie spalle, in cui si crea l'animazione, va veloce, io devo pur parlarci sopra, perché non vi lasci da soli lì davanti a questo schermo che guardate con un sottofondo musicale, cose che magari vanno a 1000 di velocità, 10 volte più veloce, non lo so quanto lo dovrò far andare, meglio che vi tengo compagnia e vi dico. Stavo pensando, ci sono due cose che vorrei fare. Uno, vorrei fare una nuova animazione, visto che ho fatto tutte queste animazioni per Charlie. Stavo pensando anch'io, mi devo fare delle animazioni di un pupino che dice lascia mi piace, iscriviti o ricordati i social del Peo, che fondamentalmente anche i miei sono solo Telegram e Instagram, sono quelli che uso di più perché Facebook è merda, ammettiamolo, è un puro cesso in cui è stato ficcato tutta la diarrea del mondo e non è mai stato scaricato. Sai quando uno ha tante persone, vanno in bagno e non scaricano mai? Quello è Facebook, sono tante persone che vanno nello stesso cesso e non scaricano mai. Non potevo trovare una metafora migliore per Facebook, in assoluto. Ma a parte questo, quindi volevo fare delle animazioni per me, quindi mi chiedevo se per voi fosse interessante, potrei farci dei tutorial sull'animazione. In particolare io utilizzo un programma della Adobe che si chiama Animate CC. Un tempo si chiamava Flash qualcosa, adesso si chiama Animate CC, e se questo quindi vi può interessare. E un altro punto sarebbe, sto giocando ai Persona, avete visto? Persona 3, Persona 5, poi giocheremo al 4 insieme, il 3 e il 4 volevo giocarli assolutamente insieme a voi. Quello che mi chiedevo è che man mano che scoprivo nuove persone, questi spiriti strani, ho notato che per quanto riguarda il loro design, il loro disegno, proprio il loro progetto come essere fisico lì nel gioco, sono stati ispirati da figure mitologiche che possono essere dei, personaggi antichi, personaggi delle favole, perché c'è anche Alice, che tra l'altro è la mia preferita in Persona 5, c'ha un attacco che si chiama Muori, Muori, Muori,
per dire, cioè, non c'è niente di meglio di un attacco che si chiama muori, 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 e poi lancia mille orsacchiotti, e facciamolo un po' vedere, visto già che ci siamo. Quello era l'attacco muori, 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 bellissimo, ecco perché Alice è la mia persona preferita, poi ne ho altri, anche i più potenti, però Alice, dai. Allora stavo pensando, per esempio loro hanno deciso, che ne so, c'è la persona di Satana, e la raffigurano in un certo modo, no? Quindi volevo fare una serie di disegno, quindi dice, come lo raffigurerei io? E come hanno raggiunto loro quella forma lì? Perché sono andati a parare Satana, ad esempio, sembra una creatura che nasce da un serpente e finisce in un insetto con 6 tette. Questo è il Satana di Persona 5, ha 6 tette. 6, perché 2 non bastano, no? Meglio farne 6, così se tu c'hai 6 braccia puoi toccarle tutte insieme, ma non ce l'hai, quindi ci sarà sempre l'imbarazzo della scelta nel toccare le tette a Satana, visto che sono tante, ma questo è un altro discorso. Il punto è, se io dovessi fare una serie del genere, quindi in cui io dico, loro hanno fatto, che ne so, Shiva, un dio buddista, l'hanno rappresentato in questo modo, la Square Enix ad esempio Shiva l'ha rappresentato sempre in un altro modo, io come lo rappresenterei? E perché nella Square Enix Shiva rappresenta sempre il ghiaccio ed è una femmina, quando in realtà Shiva è un maschio ed è un dio buddista con 4 braccia, e in Persona 5 si avvicinano di più alla sua rappresentazione? E allora io come lo farei? E farei un disegno a riguardo. Vi interessa? Beh, tutte le cose che ho proposto siete liberi di lasciarmi nei commenti qui sotto anche le vostre proposte, per vedere se trovare nuove serie da fare inerenti al disegno o anche inerenti al gameplay, che ne so, anche se ormai il gameplay ho deciso di fare questa cosa. Sto facendo in media un video a settimana di gameplay, però bello tosto, ok? Tipo 40-50 minuti, perché dico, se io metto a fare tanti video a 10 minuti, no? E alla fine faccio 50 minuti di video diviso in 5, non è la stessa cosa se ne faccio uno che solo 50 minuti, nel senso, io guardo un sacco di youtuber americani che fanno podcast anche di 2-3 ore e semplicemente lascio lì dove sono arrivato, oggi mi sono visto 10 minuti, domani me ne vedrò altri 20, dopodomani me ne vedrò altri 30, finché non avrò finito quel podcast, o in genere magari lo metto in background e mi tiene compagnia mentre che disegno, no? Quindi mi piace questa idea del non dover spezzettare in tantissimissimi video quello che sarebbe un video di Persona, tanto alla fine il tempo che uno guarda è lo stesso, è equivalente se vedessi 5 video diversi a 10 minuti. E a me richiederebbe sicuramente più lavoro, perché devi fare più lavoro di editing, anche se in realtà manco tanto, ti devi soltanto ricordare di dire ciao, ci vediamo alla prossima, e poi ciao, sono ritornato, puoi registrare tutto in una botta. Vabbè, non lo volevo fare troppo lunga, però era soltanto per informarvi che ormai ho deciso di fare così. Spero di riuscirne a buttare più di una settimana di video di gameplay, quindi sempre intorno ai 50 minuti l'uno. Problema che io il tempo per giocare, per divertirmi, ce l'ho soltanto il weekend, visto che, come vedete anche qui alle mie spalle, qui si lavora, si crea e si produce, hai capito? E se ti è piaciuto questo video e sei nuovo, beh, prima di tutto qui sotto c'è un pulsante grosso quanto una casa che c'è scritto iscriviti, adesso è anche rosso perché YouTube si è aggiornato, quindi non scordare di andare di sotto e schiacciare quel pulsante iscriviti, ma soprattutto se ti è piaciuto questo video mostra un bel po' di amore al pulsante qui sotto a forma di pollice in su, ricordandoti sempre che questo era Electric. Oh, gli occhiali, Cristo, è appena caduta la telecamera. Never be charity. The enemy, your buddy, covers all society. Damn right, mommy's not here.